Con quali altre modalità ritieni prioritario agire per ridurre l'orario di lavoro? Partiamo da una fotografia della realtà. I paesi europei in cui si lavora di meno sono i paesi ricchi del nord, Germania, Danimarca, Olanda. I paesi europei in cui si lavora di più sono i paesi dell'est e del sud, Polonia, Grecia. Un lavoratore greco lavora il 50% in più di un lavoratore tedesco. Nella realtà, le cicale sono ricche, le formiche sono povere. Nei paesi ricchi, il tasso di occupazione è molto più elevato. Si lavora di meno e il tasso di occupazione è più elevato. In Italia abbiamo il 57%, in Francia il 64% di occupati. Sono in proporzione 3 milioni in più. Lavorare meno, lavorare tutti, non è quindi uno slogan o un auspicio. È una constatazione della realtà, è una correlazione statistica. Facciamo un'altra fotografia in movimento. Gli orari di lavoro medi in tutti i paesi cosiddetti avanzati sono in costante diminuzione da decenni, tutti a ritmi diversi, ma tutti i paesi, dalla Germania all'Italia, al Giappone, alla Corea. Quindi la riduzione degli orari è un dato di fatto, è già in corso. Perché non ce ne accorgiamo? Perché non stiamo tutti meglio? Perché è una media del pollo, perché ci sono da una parte alcuni che sono costretti a lavorare sempre di più e altri che non possono lavorare quanto vorrebbero e quanto necessiterebbero. Da una parte ci sono gli orari contrattuali che aumentano, ultimi i netturbini, straordinari obbligatori, taglio dei riposi. Dall'altra i part-time involontari, che ormai sono 2/3 del totale, i contratti usa e getta, la gig economy. Quindi, più che parlare di ridurre gli orari di lavoro, gli orari si riducono da sé, l'abbiamo visto e i motivi sono anche intuibili, l'evoluzione tecnologica che sostituisce fortunatamente il bisogno di lavoro umano. Più che ridurli, dobbiamo pensare a come distribuirli e quindi come far lavorare meno quelli che lavorano tanto e come far lavorare di più quelli che lavorano poco. I costi per lo Stato per avviare la riduzione degli orari di lavoro possono essere molto limitati. Noi pensiamo ad esempio come in Francia le 35 ore siano costate circa 1 miliardo all'anno e come noi invece stiamo spendendo per la decontribuzione dei non assunti col Job Act 20 miliardi in 3 anni con ricadute occupazionali nulle, tra le peggiori in tutta Europa. Possiamo ad esempio spostare il carico fiscale penalizzando il carico fiscale contributivo, penalizzando gli orari lunghi e gli straordinari a favore della riduzione degli orari. Però rispetto ai costi dobbiamo assumere una prospettiva anche storica di lungo termine. Le 8 ore in Italia sono state introdotte nel 1919, è passato un secolo. Le 40 ore nel 1969, mezzo secolo, col sabato che è diventato festivo. Da allora la produttività del lavoro è aumentata enormemente. I computer dell'Apollo 13 erano meno potenti di una chiavetta USB di adesso. Quindi immaginiamoci qual è stato il progresso tecnologico. Questo cosa vuol dire? La produttività aumenta, vuol dire che in un'ora di lavoro si produce molta più ricchezza. Ma per un po' di anni i salari sono aumentati, adesso da tanto sono fermi e stagnano. Gli orari di lavoro sono rimasti fermi. Se si produce più ricchezza, i salari sono gli stessi e gli orari sono gli stessi, dove finisce quella ricchezza supplementare? Finisce nelle tasche di pochissimi investitori azionisti, di quell'1% o 10% che sia di privilegiati in cui si va a concentrare la ricchezza mondiale. Allora, ridurre gli orari significa riappropriarsi di quei benefici del progresso scientifico e tecnologico che in questo momento vanno solo a alimentare i profitti di pochi. Avere tanto lavoro che costa poco per le imprese sembra un vantaggio competitivo, ma è una logica di breve durata, perché le imprese certo galleggiano, fanno profitti, non sono motivate a investire, a innovare. Ma nel giro di poco i prodotti e le tecnologie utilizzate diventano obsolete, la produttività si ferma, cioè il valore prodotto si ferma, non cresce più
E questa è la situazione, il grosso problema dell'Italia, che è chiamata la malata d'Europa perché la produttività del lavoro è ferma da 15 anni mentre cresce in tutti gli altri paesi europei. A quel punto non serve più dire al lavoratore di pedalare più veloce e più a lungo. A quel punto bisogna cambiare la bicicletta, cambiare le gomme, oliarla, magari montare un motore elettrico con cui lo stesso lavoratore può pedalare facendo molta più strada con molta meno fatica. Ridurre gli orari incentiva questo. Ridurre gli orari significa un po' portare la bicicletta in officina, fare una revisione di tutta l'organizzazione del lavoro, stimolare gli investimenti, l'innovazione produttiva e quindi l'evoluzione del sistema produttivo nazionale verso uno stadio un po' più evoluto. La riduzione degli orari va organizzata pensando sia al piano individuale sia a quello collettivo. Intanto ci sono tantissime persone che lavorerebbero di meno, anche guadagnando di meno, se solo avessero la possibilità di farlo. Penso ad esempio ad alcuni periodi della vita, come la nascita, la malattia, l'età avanzata. Ecco, allora bisogna dargli la possibilità, dargli molteplici possibilità di farlo. Penso ad esempio a introdurre un diritto al part-time. I part-time oggi in gran parte sono imposti, ma chi ne necessiterebbe non può spesso accedervi. Allora istituire un diritto al part-time, magari lungo, di 30-35 ore, che non possa essere negato a meno di problemi organizzativi insormontabili. Ci sono poi i congedi di cura che vanno potenziati e meglio retribuiti. Pensiamo ai congedi parentali che vengono retribuiti solo al 30%, quindi rimangono spesso diritti sulla carta, mentre le raccomandazioni europee suggeriscono di portare la retribuzione almeno al 60% per farli fruire anche agli uomini. Rispetto a quella che è invece la riduzione collettiva degli orari, le strade sono molteplici. Possiamo pensare a una riduzione orizzontale in cui le ore giornaliere vengono ridotte, a una riduzione verticale delle giornate lavorate, ad esempio la settimana corta di 4 giorni. Possiamo pensare anche a un modello nuovo di organizzazione di quello che è l'orario ordinario, ad esempio una fascia ampia che vada dalle 25 alle 35 ore. Questa fascia potrebbe essere lasciata poi alla contrattazione e alla libera organizzazione delle imprese e garantire sia la necessaria riduzione ma anche i margini di flessibilità per adattarli ai diversi contesti lavorativi. Sono certe 3 cose. Una, che a un secolo dal 1919, a mezzo secolo dal 1969, cioè dai grandi salti della storia dell'orario di lavoro, la struttura economica è pronta a un salto nuovo e ambizioso. Che il 2019 potrebbe essere da questo punto di vista una scadenza simbolica anche molto motivante e soprattutto che abbiamo la responsabilità, l'onore e l'onere di avere a che fare con la più grande risorsa che esista sulla faccia della terra, la risorsa anche più preziosa e più democratica, che è il tempo di vita delle persone.